Allora, innanzitutto allora, questo è un... sono tutti monomi questi. Questo, di che grado? Tutti di un grado sono. Yes. Cioè, abbiamo quattro monomi di un grado dove il coefficiente è una frazione. Allora, ricordatevi che quando per sommare più monomi tra loro devono essere simili, cioè devono avere la stessa parte letterale. Quindi io qui non posso sommare questi due, ma posso sommare questo qua a questo, perché c'ha x tutti e due, e questi due. Allora, voi quando avete una somma di più monomi, mettete dei simboli sotto per capire che sono simili, così non sbagliate. Allora, come faccio? Devo fare questo meno questo. E allora scrivo, tra parentesi, 3 quinti meno 3 quinti. E fuori metto la x. Cioè mettete tra parentesi le frazioni. Ma non va messa dentro la x? No, va messa fuori. Allora, si può fare anche in un altro modo, posso anche fare così. 3 quinti x meno 3 quinti. Cioè non metto la parentesi, faccio 3 quinti x. Ma se metti la parentesi lo lasci fuori. È la stessa cosa? Evidenzi. Allora, qua ho messo in evidenza la x. Facciamo tutti nello stesso modo, fate tutti così. Ok? Allora, questo lo cancello. A questo punto, dopo devo passare gli altri due, mettete sempre più. Più. Apro parentesi, devo fare questi due. Perché più? Si mette sempre più fuori. Ah, ok. Poi qua dovete stare attenti ai segni che ci sono davanti. Mo c'ho, c'ho questo più questo. E però devo mettere il segno meno qua. Quindi sarebbe più meno due settimi. Più tre settimi. Più tre settimi. Sarebbe. Il meno sarebbe che si posso fare, sarebbe che è un numero negativo. Il segno è quello del monomio, non è il segno di operazione. È il numero negativo. Esatto. Meno 2 più 3. Ora faccio l'operazione. Cioè faccio questa e questa. E mi viene. Allora, questo è fatto. Il quinti meno 3 quinti è 0. Quindi questo va via, sparisce. Quindi è rimasto solo questo. Allora, qua faccio linea di frazione. Sotto c'ho lo stesso denominatore, quindi è facile. 7. Qua ci metto la A. Sto svolgendo, quindi non metto più le parentesi. Allora, meno 2 più 3. Quanto fa? Meno 2 più 3? Più 1. Quindi è 1 sopra. E allora il risultato è un settimo. Ah. È finito. I segni sono importanti. Ragazzi, basta un segno che sbagliate che non vi torna. Quindi è importante. L'errore più comune di quando si fanno questi calcoli è sbagliare con i segni. È quello più comune. Cioè, magari fate tutto bene i calcoli, però i segni sbagliate, qua mettete più e non vi torna. Allora, vediamo quali sono i monomi simili. Allora, questo qua è simile a questo e basta. Trovate? Poi c'ho questo, questo e questo. Ecco perché in algebra, ecco perché vi ho detto sempre usate il puntino per fare, perché altrimenti si confonde con la x. Facciamo prima questi due, andiamo in ordine da sinistra. Devo fare questo più questo. Allora io qua tra parentesi metto 2 terzi più un terzo e fuori parentesi metto xy. Più, sempre più fuori. Poi passo a questi tre. E scrivo meno 3 mezzi. Secondo me potete avere anche una bocca chiusa. Più un quinto. Più 3 decimi. Chiudo parentesi. Che lettere metto qua? X alla seconda. Uguale. Vedi già come l'ho rimpicciolito? Sì. Quanto viene qua subito? Viene 3 terzi. Bravo. Qua vi trovate che viene 3 terzi. Io scrivo 3 terzi xy. Vi trovate? Allora, qua faccio la linea di frazione. Minimo comune multiplo subito. 10. Perché avete detto subito 10? Perché 2, 5, 10.
Perché 10 è un multiplo di sia di 2 che 10. Allora, 10 diviso 2, 5 per 3, 15, meno 15. Vi trovate qua? 10 diviso 2 per 3, viene meno 15. Poi più 10 diviso 5, 2 per 2. Benissimo, 2 allora. 10 diviso 10, 1 per 3, 3. E qua metto x alla seconda, y alla seconda. Allora, qua abbiamo detto, e qua l'ho saltato, adesso lo faccio adesso, posso semplificare qua. 1, 1. Allora, qua devo mettere x, y. Esatto. Meno 10, 10. Qua viene meno 15 più 2 fa meno 13, più 3 meno 10. Ma meno 10 decimi, scriviamolo prima. Meno 10 decimi. Che 10 decimi? Qua viene meno 10 qua. Se fai meno 15 più 2 più 3, ti viene meno 10. X alla seconda, y a alla seconda. Ma qua si può semplificare e mi viene xy meno x alla seconda, y alla seconda. Finito. Abbiamo fatto. No, no, non è difficile. Qual è la difficoltà? È che voi forse non vi ricordate bene come si fanno le operazioni con le frazioni. Dove più? Qua? Però se faccio questo veniva meno 10. Più meno 10 è come mettere meno 10. Mi ha chiesto lui perché qua c'è il meno se qua c'è il più? È perché qua viene meno 10, capito?